tasca questa armonica bocca, che almeno ti farà compagnia, tanto quella grande non te la puoi certo portare dietro. Il papà mi ha regalato una bella stella alpina di legno prima di partire per la guerra. E tu cosa mi regali? Suonaci una polca, che almeno ci resta un ricordo allegro. E chissà se ne sentiremo ancora da queste parti. Ma si può sapere dove vai? Vai dal papà? Pensa che bravo mio fratello. Anche lui diventerà un perfetto signor sì. Non ascoltarla, Lucia. Nostro fratello e nostro padre prima di lui sono stati chiamati a fare una cosa molto importante. Vanno a combattere per difendere la nostra patria. E noi sorelle, tutte, dobbiamo essere orgogliose di loro. Allora, suoni o non suoni, che fra poco devi partire. Ma lasciatelo in pace, che deve finire di prepararsi con calma. Hai messo nello zaino le calze di lana che ti ho fatto? E la maglia pesante? Perché potresti trovare la neve lì dove vai. Mangia ancora qualcosa qui con noi. Pensate sempre a stupidaggini voi. Chissà quanta miseria di freddo e di fame e di solitudine dovrà patire. Si dice in giro che i soldati dormono nel fango al freddo. Altro che combattere per la patria. Questo è morire per la patria. Perché morire? Il maestro a scuola ci ha raccontato che i soldati marciano cantando tante belle canzoni e vedono tanti bei posti, le montagne, il cielo stellato, la luna di notte, il sole che sorge e tramonta, la neve. Penso che mi piacerebbe addormentarmi sotto la neve che cade, come avvolta in una coperta bianca e soffice. Perché non posso venire con te e con il papà? Ma cara la mia piccola, la guerra non è un gioco. La fanno i soldati e non ci sono bambini alla guerra. Non sapresti con chi giocare e poi devi andare a scuola. Vedrai che quando ritornano ti raccontano tutte le cose belle che hanno visto e giocheranno ancora con te. Chissà chi torna e come. Ecco, noi siamo pronte. Ti accompagniamo per strada alla fine del paese. Vedi Lucia, non parte da solo. Molti altri in paese partono con lui. Si faranno compagnia. Partono tutti, ma ancora non è tornato nessuno. Io sono la più piccola della mia bella famiglia. Sono coccolata da tutti e tutti mi vogliono bene. Non voglio però che il mio fratellone vada in guerra. C'è già il mio papà in guerra. E anche se lo aspetto sempre, guardando dalla finestra della cucina, lui non ritorna mai. Mi aiutava sempre a fare i compiti, il mio papà. Giocava con me e mi insegnava tante cose. Come faccio ora senza di lui? Le mie sorelle sono già molto impegnate con i lavori di casa, con il bestiame e le mucche. Ho ancora molte cose da imparare. Oggi prego Gesù che il mio papà e il mio fratellone tornino presto a casa. Mi mancano così tanto. E mentre vedo mio fratello partire penso: no, fratello mio, non andare. Come fate a non capire che qui non tornerà nessuno? Padre mio, fratello mio, la guerra è morte, distruzione, lutto, famiglie spezzate, donne che rimangono vedove, figli che diventano orfani, paesi decimati, morte, morte, morte. Per cosa? Per la patria? Siamo sicuri che lo vogliamo? Non posso pensare a mio padre e mio fratello che sparano a un altro giovane. Non andare, ti prego, non andare. E rivedo i nostri momenti felici, tutti attorno a un povero e scarso pasto, ma condito di tanta allegria e spensieratezza. Io,
seppur con fatica, pregherò per voi, sperando di sbagliare, aspettando il vostro ritorno, sognando la nostra famiglia unita a festeggiare, sognando. Vai con Dio, fratello, che il Signore ti accompagni. Madonna benedetta, Sant'Anna, proteggetelo voi. E tu, madre, che te ne sei andata troppo presto lasciandomi a tirare su i più piccoli, metti una mano sulla sua testa e aiutalo a ritornare a casa, sano e salvo. E così nostro padre, che ci manca tanto, ci mancano la sua calma, la sua serenità, la sua saggezza. Lui sapeva sempre quello che bisognava fare. E noi che restiamo, che faremo? Di Giulio, nostro fratello più grande emigrato in America, non sappiamo più nulla, non una lettera, niente. Ho assistito allo sgretolarsi della mia bella famiglia, anno dopo anno, mentre il dolore mi cresceva nel petto. Non più storie raccontate attorno al fuoco la sera, quando dovevamo stringerci sulla panca di legno perché eravamo in troppi. Non più fisarmoniche allegria mentre fuori scendeva la neve fin quasi raggiungere le finestre della stua. Chi sarà ora il capofamiglia? Toccherà ancora a me portare avanti quel che resta di noi? Dio non voglia che questa guerra duri troppo a lungo, perché potrebbero chiamare alle armi anche Tita, il più piccolo, che ora ha solo 15 anni e fa quello che può. Povere noi, povere donne, paesi senza uomini, quelli che restano o sono vecchi o sono bambini. E noi qui a faticare con la terra, le bestie, a far salti mortali per dar da mangiare queste bocche indifese. Ah, ma la provvidenza ci aiuterà, lo so, lo spero. Dovremmo restare uniti, volerci bene, accettarci come siamo, cercare di capirci e pregare, pregare sempre, pregare assieme, perché sono tempi duri e solo così si possono superare. Signore, aiutaci tu.
primavera, ma non faceva ancora caldo. Il mio abito bianco, sgualcito in basso a destra, era quello che avevano usato mia madre e mia nonna, e ogni volta che veniva riutilizzato era impreziosito da un ramendo in più. Ricordo quel giorno, i preparativi in famiglia e mio padre che piangeva mentre mi avvicinavo alla chiesa. Ero la più piccola a casa, dopo 3 figli maschi, e quando dissi a mio padre che avrei voluto sposare il figlio di Vittorio, me lo concesse, ma lessi una cupa tristezza nei suoi occhi marroni. Gli invitati si limitavano alle nostre 2 famiglie. Insieme, dopo le nozze, avremmo mangiato la polenta e le salsicce, fatte per l'occasione da mio zio Gianni. Ricordo quel giorno, il sentiero che conduceva da casa alla chiesa e la mia lentezza nel percorrerlo, per non rischiare di inciampare nel vestito. Ricordo l'emozione di mio padre mentre mi stringeva quasi troppo forte, avanzando a passo lento lungo la navata. E ricordo te, che mi guardavi con occhi ingenui e sorridenti, e mentre mi avvicinavo a te ripetevo: sono davvero una sposa fortunata. Ho rivissuto quel giorno, oggi al contrario. Non c'è più mio padre, non indosso un abito bianco e non mi avvicino a te, lentamente, lungo la navata della chiesa. Pare quasi un film girato all'incontrario. Eri qui, vicino a me, e dopo un bacio ed un appresto, te ne sei andato, lentamente, lungo la strada gremita di soldati come te, pronti a partire. Avrei voluto rincorrerti e dirti di non andare. Avrei voluto dirti di non lasciarmi sola. Avrei voluto dirti tante cose, marito mio, e invece non riuscivo a dire niente. Te ne sei andato senza sapere quale guerra saresti andato a combattere, senza sapere quali fossero i nemici contro cui lottare, senza sapere che non saresti tornato più da me. Te ne sei andato lentamente, voltandoti a guardarmi, mentre cercavo di riconoscere quegli stessi occhi ingenui e sorridenti del giorno delle nostre nozze. Nostro figlio gioca vicino al forno con i mestoli della cucina. Li batte con forza su una pentola rovesciata che ormai non uso più. Quasi ogni giorno mi chiede dove sei ed io non ho risposta, ma è la notte che mi inquieta. Si sveglia all'improvviso e con gli occhi leggermente aperti ti cerca accanto a me. Non ho ancora ben capito come rispondere a quegli occhi che cercano e chiedono. Non so ancora con quali parole e con quale sguardo riuscirò a dire a nostro figlio che ora dormi lassù sotto la neve, che un'onda alta e fitta ti ha spazzato via mentre avanzavi a fatica in Val di Londo, mentre salivi per la ricognizione con i tuoi compagni. Non so come potrò raccontargli di quella luna che osserva ogni notte, silenziosa e attenta, il tuo dormire. Come potrò descrivere quelle lunghe distese d'erba che salgono sino a toccare le rocce, dove d'estate i rododendri si affacciano curiosi a spiare veloci camminatori. Non so come farò a dirgli che non potrai mantenere la tua promessa. Dicevi sempre: in estate faremo il fieno, io e te, poi lo raccoglieremo e lo porteremo a seccare nel nostro fianile. Ma quale estate? Quale fieno? Nostro figlio si è spostato accanto alla finestra, ha posato i mestoli sopra la pentola, sono in bilico, rischiano di cadere. Osserva triste il mondo fuori, mentre i suoi occhi si tingono di attesa e subito di rassegnazione. Non ho ancora trovato le parole per dirgli che non ritornerai, mentre si ostina ad apparecchiare la tavola per 3, mentre la notte non vuole occupare la tua parte di letto e
si addormenta in mezzo, per non toglierti spazio quando tornerai. Ieri ha riordinato i tuoi attrezzi ed ha preparato la falce e il rastrello per fare il fieno tra qualche mese insieme a te. L'ho osservato, nascosta, mentre ancora una volta mi ripetevo che fosse impossibile spiegare a un bambino la morte. Non so con quali parole potrò spiegare a nostro figlio che odiavi la guerra, il freddo e la fame e che ora dormi lassù tra le montagne sotto un mantello di neve. Thank you.
I bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi. Il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare. Far sorridere il mondo, non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco, che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bambini, che spesso non ne hanno perché ne hai troppi tu, che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci, che la tua mamma non è solo tutta tua, che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace è ancora non avere fame, non avere freddo e non avere paura. Bertolt Brecht. Diciottesimo battaglione Regia Guardia di Finanza. Pietro Angolo, disturbo, lei
classe 1295. Gennaro Punto, di Napoli, classe 1895. Luigi Smano, di Montagnana, Padova, classe 1896. Renato Pregatti, di Ferrara, classe 1895. Insigniti di medaglia di bronzo alla memoria con la stessa motivazione. Investito da Valanga nell'eseguire una ricognizione oltre la linea degli avamposti, riusciva a liberarsene. Continuando poi con arditezza l'iniziata ricognizione, veniva investito da altra valanga, sotto la quale periva, lasciando nobilmente la vita nel compimento del proprio dovere. Val di Londo, 25 febbraio 1916. 92esimo Reggimento Brigata Basilicata. Soldato Alfonso Antonetti di Scolpito d'Aquila, classe 1893. Soldato Umberto Colasamite di Montebello di Bertone, Erano, classe 1895. Soldato Domenico Grasso, di Briatico, Catanzaro, classe 1885. Caporale Salvatore Corpo, di Moro, classe 1885. Soldato Bartolomeo Guerra, di Villa Franca Piemonte, Cuneo, classe 1889. Soldato Enrico Spito, di Fermo, Ascoli Piceno, classe 1892. Soldato Antonio Pizzo, non reperito all'Albo d'Oro. Soldato Cesare Di Mezzo, di Nozzano, Teramo, classe 1895. Aiutante di Sanità, Angelo Lucatis, di Alleghe, Belluno, classe 1890. Medaglia di bronzo con identica motivazione. Accorso prontamente a recare aiuto ad una pattuglia travolta da valanga, non curante del pericolo e pieno di ardimento, portava opera lacre per il rinvenimento delle vittime, quando altra valanga, precipitata sul posto di lavoro, lo travolgeva, uccidendolo. Val di Londo, 25 febbraio 1916. Soldati del 92esimo Fanteria. Achille Di Paolo e Antonio Faieta, compaesani di Colle Corvino, Teramo, entrambi della classe 1895, amici di gioventù e commenditori morti nello stesso momento sui monti del Comerito. Medaglia di bronzo alla memoria, con identica motivazione. Comandato in ricognizione e rimasto illeso da una valanga che aveva travolto altri suoi compagni, si recò a chiedere aiuto e poi, volenterosamente, si unì ai militari accorsi per prestare anch'egli l'opera sua, finché, travolto da un'altra valanga, perdeva la vita. Val di Londo, 25 febbraio 1916. Soldati del 92esimo di Fanteria. Classe 1894. Antonio Donnaroli, di Boccastorno, Milano, classe 1895. Medaglia di bronzo alla memoria, stessa motivazione. Comandato in ricognizione ed investito una prima volta da valanga, dalla quale poté salvarsi, seguì poi, arditamente e con vero sprezzo del pericolo, il primo ufficiale nel mandare a compimento la difficile missione verso il nemico, finché, investito da nuova valanga, perdeva la vita. Val di Londo, 25 febbraio 1916. 92esimo Fanteria, Milizia Territoriale. Sottotenente Bruno Lucchesi, di Massa Carrara, classe 1889. Medaglia di bronzo nel compiere una difficile ricognizione, riuscì a trarre in salvo uno dei suoi uomini,
investito da Valanga, riprendendo subito, con disprezzo del pericolo, il suo mandato. Investito anch'egli da un'altra valanga che travolse e seppellì più della metà dei suoi, non appena se ne poté liberare, rimase imperterrito sul posto a compiere opera di assistenza e di salvataggio. Investito ancora da una terza valanga, vi lasciava la vita. Val di Londo, 25 febbraio 1916. 92esimo Fanteria. Capitano Umberto Ramazzi, Firenze, classe 1887. Medaglia d'argento alla memoria, per essere accorso prontamente, perdendo a sua volta la vita. Saputo che una pattuglia in ricognizione oltre la linea degli avamposti era stata travolta da una valanga, con un drappello di animosi accorreva prontamente sul luogo del sinistro, nonostante l'imperversare della bufera e le insidie della montagna. Mentre prestava lacrimente aiuto ai sepolti, fu investito da un'altra enorme valanga, sotto la quale, bell'esempio di generoso altruismo, lasciava la vita. Val di Londo, 25 febbraio 1916. Thank you.
grazie al coro comelico. E grazie al gruppo teatrale Senza Maschera, che comprende anche Lorenzo, eh? Dove sei? È stato scritto dalle donne del gruppo, quindi secondo me meritano un applauso, perché non è facile esprimere. Ringraziare lui, perché la stanchezza in questo momento potrebbe anche prevalere. Pier Giorgio Cescofrare, grazie. E poi un altro ringraziamento lo voglio fare agli amici del museo che hanno voluto questa serata, ricordando in particolare la lapide che si trova in Val Viseda, che è stata restaurata recentemente, e dobbiamo dire che spesso e volentieri le persone che desiderano e che hanno la sensibilità di promuovere questi restauri di lapidi, come in questo caso a volte dimenticate, lasciate lì, vengono un po' messi da parte. Ecco, per questo io voglio ricordare Ruggero, che ha voluto questa cosa, Ruggero Casanova Crepuz e Gianfranco Casanova Crepuz. Insieme a lui hanno poi lavorato a questo restauro gli amici del CAI, tutti gli amici del museo, vari amici altri e anche il Corpo delle Finanze, quindi un ringraziamento anche a loro. Noi abbiamo voluto ricordare così queste vittime che sono morte, abbiamo sentito questa sera in tre, durante la salita in Val di Londo sono scese queste tre valanghe, quindi non solo una, sono morti così a ondate. Dimenticavo di ringraziare il gruppo degli alpini di Santo Stefano che ha contribuito al restauro della lapide. Abbi pazienza. E ancora un ringraziamento lo voglio fare a Guglielmo De Bon, che è la persona che ci ha permesso di realizzare attivamente questo spettacolo, perché le informazioni che siamo riusciti ad ottenere le abbiamo avute proprio da lui, che sta scrivendo un libro e che attendiamo fiduciosi di leggere quanto prima, sulla guerra in Comelico. Quindi grazie a lui abbiamo potuto realizzare questo. Ho finito, grazie ancora per la vostra partecipazione e alla regola che ci ha ospitati ancora una volta. Grazie. Dimenticavo che la registrazione che avete ascoltato a metà spettacolo non era un errore dei tecnici audio, era una registrazione originale proveniente dalla trincea, erano dei soldati che cantavano in trincea, quindi la registrazione era naturalmente rovinata, però volevamo farvi assaggiare questa chicca, insomma, di repertorio che non capita di sentire tutti i giorni. Grazie ancora, buona serata.